decisamente pessimista che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. In campo Granli Noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Calabria. C'è la palla lunga, in avanti. Brahim Diaz. Bennacer. Fallo, nessun dubbio. Che sì. Ecco che fa il tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Scodella in avanti. Sì, scatta verso il pallone. Scatta verso il pallone. Çalhanoğlu cerca il cross. Prova a prolungare in avanti. Brahim Diaz. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ecco Cuadrado. Fa sportellate con il suo marcatore. Si riparte dalle braccia del portiere. Hernandez. Çalhanoğlu. Cristiano Ronaldo. E passa. Parata di Donnarumma. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Passaggio sulla destra. Alexandro, di forza. Cuadrado. Nessun gol finora. Cerca il compagno libero. Milano non riesce a trovare varchi nonostante il possesso prolungato. Brahim Diaz sulla fascia in profondità. Vediamo se crossa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lungo passaggio in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Cristiano Ronaldo riceve un bel pallone. Chi è?
Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allarga il gioco a destra. Mette in mezzo il traversone. Pericolo. Cerca l'uomo là davanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Riceve un pallone interessante. Ecco il tiro. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Un tiro eccezionale. Prima rete per la Juventus. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Punteggio di 1-0 al referto. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. La gioca lunga sulla fascia opposta. Raccoglie il lancio lungo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Cerca una soluzione con la palla lunga. Ha la possibilità. Prova il tiro. Colpisce in linea, portiere battuto. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente. Chiesa! Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Chiesa ha un grande senso del gol, ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Che sì, Hernandez, Çalhanoğlu. Si libera la grande. Danilo riconquista la palla. Deve buttare dentro un cross. Traversone di Çalhanoğlu. E manca il cross per un soffio. Sarà calcio d'angolo. Çalhanoğlu decide di battere corto. Cross sul secondo palo. Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Sono costretti a inseguire, ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Prime fasi della ripresa già in corso. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Se ne va. Chiellini recupera un pallone importante. La gioca sulla destra. Occasione per il contropiede. C'è un tackle duro. Intervento duro ma corretto. Brahim Diaz. Che sì. Ha la peggio nello scontro di forza. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Chi è? Si ricomincia dal portiere. L'estremo difensore la calcia lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata.
prova la giocata nello spazio, tiro, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Cerca la profondità. Bentancur, pallone lungo, in verticale. Cerca il tiro! La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Hernandez. Çalhanoğlu. Ottiene un buon calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Ecco Mandzukic. Mandzukic! Il Milan ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Infatti. Suggerimento filtrante per Mandzukic. Due sostituzioni, rapida successione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Decidono di giocarla all'indietro. Hernandez. Çalhanoğlu. Vuole il lancio filtrante. Palla intercettata. La gioca in profondità. Errore qui, pallone sprecato. Non riesce a mantenere il possesso. Prova la giocata in verticale. Çalhanoğlu! Gran palo! Ce l'hanno fatta! Parità! E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. È riuscito a passare. Bel pallone. Gioca una palla lunga. Samu Castiglieco, occasione da rete. E c'è la rete. Sono di nuovo in vantaggio. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. I rapporti di forza sono chiari al momento. Costringe l'avversario al fallo. Ecco Mandzukic. Arthur. E conquista la palla. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Brahim Diaz. Pallone comodo per il portiere. Vede libero il compagno. Samu Castiglieco. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. E il rinvio arriva direttamente a lui. Scatta verso il pallone. Spazza il più lontano possibile.
che sì. Ci prova. Pericolo. Tiro davvero da dimenticare. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Brahim Diaz. Che sì. Çalhanoğlu. E passa! Una buona palla, spazio per cercare il varco. Ha calciato forte. Conclusione sul fondo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Evita ogni pericolo per il momento. La Juventus prende subito il possesso della sfera. Cerca lo spunto. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Palla filtrante, riesce a Cristiano Ronaldo. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Questi uno contro uno effettivamente si stanno facendo troppo frequenti, devono fare più attenzione. E l'arbitro chiude qui la partita. Ma è incredibile l'occasione che hanno perso oggi. Traditi forse dalla stanchezza, va bene, nel finale, quando dovevano tenere. Ma è incredibile, non si può perdere così. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Le sconfitte in casa sono sempre molto difficili da digerire. Dopo lo svantaggio non ci hanno creduto più e non sono riusciti a recuperare. Non ci resta più molto tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie a te, Fabio.